Ciao ragazze, benvenuti ai campionati di facoltà Home Edition. Questa è la prova della pallavolo femminile. Vi dirò la facoltà e voi mi dite i nomi. Mediazione linguistica. Giorgia Zolin, Spes. Eleonora Civratano, Farmacia. Chiara Patetti, Medicina. Marta Salmaso, Agraria. Martina Bernasconi, Giurisprudenza. No. Veterinaria. Elisa Da Luiso, Scienze motorie, Veronica Manta, studi umanistici, e Luca Sempignano, scienze e tecnologie. Martina Costella. Ok, al mio via, dirò 3, 2, 1, via. Dovete palleggiare, non potete allontanarvi dall'inquadratura. Io vi dirò, se c'è qualcosa che non va, ve lo dirò, ok? Per 3 minuti, va bene? Allora, 3, 2, 1, via, via, via. Madonna. Andiamo. Ognuno c'ha una pratica diversa e chi usa tutte e due. Abbiamo perso agraria, abbiamo perso veterinaria, abbiamo perso studi umanistici. Le altre stanno andando ancora alla grande. Siamo a 1 minuto e 15. Attenzione, abbiamo perso anche Giorgia di mediazione, che aveva la sua tattica del passaggio da un braccio all'altro. Sono rimaste 5 ragazze. È rimasta medicina, è rimasta scienze motorie, è rimasta scienze e tecnologie, farmacia. Ci saluta medicina. Adesso Chi c'è ancora? rimangono 5 ragazze. Cinque ragazze. Abbiamo perso anche scienze motorie. Sono rimaste 4 ragazze. Devo andare alla testa, cazzo, vado, non posso. Rimangono Spes, farmacia, scienze e tecnologie, giurisprudenza. Attenzione, giurisprudenza ce la fa. Aia, perso giurisprudenza. Mancano 2 minuti. No, siamo a 2 minuti e 20. 2 minuti e 20. Ancora 30 secondi. Attenzione, rischio per scienze e tecnologie. Sopra. Farmacia sembra che lo faccia da sempre. No, perdiamo anche Spesa. Attenzione, la finalissima. Rimangono No. farmacia e scienze e tecnologie. Mancano 9 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mamma, al pelo! Ok, vincono farmacia e scienze e tecnologie. Chiara Fatelli e la Martina Sassella. Grande Farmacia al pelo ti Martino! sei salvata, eh? Mamma mia, alla fine proprio! Sì, farmacia al pelo, pelo, pelo. Ragazze, spero vi siate almeno un po' divertite, un minimo. Sì, certo. Grande. Grazie a tutti, ragazze. Ciao! Un abbraccio.